Il grande merito di questa fiction, esatto, è che è d'aver preso tutti attori veri. Non lo so, sì, probabilmente il linguaggio è molto semplice, parla di periodi che i ragazzi di oggi non hanno conosciuto, è molto connotata, quindi a Roma è molto particolare, cioè a Roma è molto più sentita che nel resto d'Italia sicuramente, perché comunque i luoghi sono legati ai luoghi di oggi. Però sì, parla molto diretto, è facile da seguire, sono dinamiche abbastanza elementari, quindi si capisce bene. Poi il plot, la trama è eccezionale, cioè De Cataldo, il libro è straordinario, quindi è anche più facile poi con una sceneggiatura del genere. È talmente bravo Solli, ma è stato comunque con l'appoggio di Cattleya e tutta la produzione, che il lavoro è stato straordinario. Bastava avere dei bravi attori e probabilmente il successo sarebbe stato lo stesso. Sono stati fortunati a trovare degli attori straordinari, perché Vinicio Marchionni, Francesco Montanari, Alessandro Roy, Andrea Sartoretti sono tutti attori eccezionali. Beh, anche tu. Vabbè, io sono di seconda fascia. Tutta la serie è all'insegna del non fatelo perché, insomma, al di là delle polemiche che ci sono state anche con la prima serie, è chiaramente fiction, per cui l'unica colpa che hanno gli interpreti, parlo degli interpreti principali di questa serie, è di essere troppo affascinanti forse. Noi non è che eravamo orgogliosi di interpretare persone di questo tipo, eravamo orgogliosi di interpretare delle belle parti in un bel lavoro televisivo.